Al centro d'Abruzzo di San Buceto, primo posto a Mise Mister Kate per Soda, un British di 3 anni, secondo posto per Chaplin, siberiano di 3 anni e mezzo, terzo posto per Elsa, una persiana di 5 mesi. Tanti riconoscimenti consegnati da una giuria presieduta dal sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente. Si è divertito quest'oggi? Sono divertito tantissimo, è stata una manifestazione meravigliosa, come d'altronde tutte quelle che tu organizzi, sei sempre il numero uno. Veramente il mondo animale è un mondo bello, un mondo da apprezzare, da amare, perché non esiste soltanto l'uomo e la donna, ma esistono anche gli animali, che sono a volte, o meglio, molte volte più intelligenti e bravi degli uomini stessi. L'animale bisogna solo accarezzarlo e rispettarlo, perché io, come dicevo prima nell'intervento precedente, io se vedo abbandonare un animale, non so, sarei capace di tutto, perché veramente bisogna amarli e non abbandonarli. Cosa dire del centro d'Abruzzo? Dico grazie, grazie al centro d'Abruzzo, grazie a te per queste belle manifestazioni, cose che ci riempie di orgoglio, e come sindaco, come amministratore di questa città sono veramente contento di partecipare a questa manifestazione, perché fa capire tutto quello che c'è di bello nella vita, anche nella vita animale. Oggi in anteprima ha annunciato anche un progetto ambizioso qui a San Giovanni Teatino nell'immediato futuro. Sì, un progetto che è stato per noi uno dei fiori nell'occhiello della campagna elettorale, perché ripeto, io come tantissimi noi amiamo gli animali, e per San Giovanni Teatino c'è appunto questo programma, quello di avere un'oasi dell'animale, non del gatto, del cane, dell'animale in genere, dove sarà dalla cura per l'animale al ristoro per l'animale, cioè non abbandonarli o prenderli quando sono purtroppo abbandonati, curarli, addestrarli e creare loro un habitat veramente bello, quello che meritano. Sindaco, oggi 20 gatti in passerella al centro d'Abruzzo, gatti di razza ma anche gatti meticci. Il tutto tra tantissima gente, se l'aspettava un pubblico così numeroso, attento ed educato? Veramente no, però come dicevo prima ho visto che c'è veramente chi ama gli animali. Hai detto una cosa bella, prima abbiamo visto gatti di razza, gatti meticci, abbiamo visto di tutto e devo dire è stato difficile votare, perché come ho detto prima erano tutti belli, sono tutti belli e veramente ognuno di loro ha un aspetto diverso dall'altro, ma l'amore che dimostra verso l'uomo è veramente tanto, quindi viva l'animale, in questo caso viva il gatto.